Il mercato in questo momento, l'inverno si sta muovendo benino, quello che è successo quest'anno è stato anche dovuto alla crisi che c'è stata in Europa, ha avuto degli andamenti folli questo mercato, c'è stato un ritardo sull'estate importante e questo ha provato una compressione di margini per tutti gli operatori e anche per le agenzie. Una ripresa adesso interessante sull'inverno, mi sembra che il Natale stia andando molto bene, è il secondo anno che il Natale va bene e intendo non solo il Capodanno in questo caso, ma le due settimane. Lo vediamo da come si muovono le prenotazioni nelle agenzie, nei tour operator. Le destinazioni più o meno sono le stesse, meno Cuba dell'anno precedente. Qui merita uno studio sull'andamento di Cuba, anche perché il mercato ci va e dobbiamo far andare con noi, quindi dobbiamo capire un po' le offerte che noi facciamo sul mercato dei prodotti che ci sono per portarlo di più. L'Egitto continua a crescere, continua a salire come destinazione e quindi più o meno è in linea con quella. Zanzibar va molto bene, Zanzibar sta crescendo, mancheranno camere a Zanzibar per Natale e Capodanno.